Allora, io personalmente eliminando la pornografia, vabbè, diciamo, prima parlo dai sì, cioè, Sì. i miei tentativi di eliminare proprio tutto. Inizialmente, quando sono arrivato a 30-40 giorni, vedevo che ero, come tutte le molte routine, cambiava molto la routine, ma non è tanto la mezz'ora in ora, un'ora in più al giorno, è il fatto che magari anche avessi lo stesso tempo, però lo utilizzi molto meglio, sei molto più motivato. Ovviamente io il nofap lo facevo inizialmente per la cosa delle ragazze, che diventai molto più attraente, tutte queste cose qua, che c'è della verità dietro, ci sono anche delle cazzate dietro. Però quando ho eliminato totalmente la pornografia, un tempo, un mese, c'era una totale differenza al fatto che, comunque, avendo già delle ambizioni, degli obiettivi, a me l'abitudine che ha cambiato la vita è stato il programmare le giornate. Cioè io ho iniziato a programmare le giornate, a utilizzare meglio il mio tempo. E quindi di conseguenza sul lungo termine questa cosa mi ha permesso di raggiungere grandi risultati. Ma quello che più ho visto, i due grandi benefici che ho visto e di cui ho sempre parlato, è che tempo, 6 mesi, c'è proprio una percezione diversa della sessualità e delle ragazze. Cioè mi rendevo conto che era un po' come se fosse, diciamo, un po' come nel film Matrix. Esci un po' dal Matrix e ti rendi conto di quanto la società è estremamente sessualizzata, di quanto sei costantemente bombardato da questo tipo di messaggi. Questo per me dopo circa 5-6 mesi. Invece dopo mi sembra 3-4 mesi, forse anche attorno ai 6 mesi, il fatto che io abbia trovato un po' il mio scopo. Cioè ho trovato lo scopo che perseguo ogni giorno e verso cui mi impegno. E per me questi due sono stati i benefici più grandi. Poi, per quanto riguarda l'energia, motivazione, è tutto ovvio, cioè è palese questa cosa. Però parlando di un qualcosa di un pochino più profondo, questi sono stati i due benefici maggiori, proprio perché inizia a vedere le donne in una tutt'altra maniera, cioè a legare molto più in maniera profonda, e quindi una donna la percepisce questa cosa, perché se tu vedi una donna come un oggetto, è ovvio che puoi nasconda quanto vuoi, ma lo percepisce una ragazza. E soprattutto non te ne rendi conto te, non è che lo fai apposta, però ovviamente guardando questo tipo di contenuti la tua mentalità diventa quella del mettere su un piedistallo una donna e allo stesso tempo trattarla come un oggetto. E infine il trovare il mio scopo, perché? Perché questo ovviamente mi ha reso ancora più motivato, mi ha permesso di pianificare ancora meglio le mie giornate, avevo una direzione, tutto, mi ha permesso di lavorare meglio sul mio canale YouTube, è tutta una conseguenza, diciamo. No, va bene, questa cosa secondo me della relazionale a livello delle ragazze, come ti ha aiutato poi in senso? Io penso che a livello amoroso, perché appunto ha avuto relazione tutto essendo una relazione, adesso non lo so. Comunque questa cosa a livello effettivamente amoroso, come ti ha aiutato? Cioè, ti ha fatto cambiare un po' la mentalità, ti ha dato una concezione diversa in generale? Allora, sicuramente a livello con le ragazze non mi ha aiutato tantissimo inizialmente, quanto più mi ha reso molto più sicuro di me. Ok? Quindi questa è la cosa sicuramente mi ha aiutato un sacco. Ma a me, devo essere sincero, più che eliminare questa esperienza mi ha aiutato magari la scoperta della red pill, cioè come capire come effettivamente mi devo comportare tutto. E comunque perché il fatto che io mi devo mettere al primo posto mi ha aiutato tantissimo per quanto riguarda la mia relazione attuale, ma anche con le altre ragazze, perché proprio capisci che devi migliorarti costantemente. Sicuramente, se io avessi scoperto la Red Pill prima, senza aver eliminato l'utenza pornografia, non sarei al livello che sono adesso. Quindi, come dico, cioè, come ho già detto, il fatto che una aiuta l'altra, una mi ha portato all'altra, e ovviamente senza questa dipendenza posso tranquillamente lavorare molto più facilmente su di me stesso. Ok? La mentalità giusta me l'ha data la Red Pill. Come dico sempre, il fatto che le basi, poi se, secondo me se si fa troppo in là diventa dannosa. Assolutamente. Però, Sono totalmente d'accordo. sei d'accordo? Assolutamente. Sì, Ok. assolutamente. Perché io ci stavo arrivando un po' a questo punto, però non voglio entrare nell'argomento Red Pill, quanto dire che in generale solo eliminare dipendenza non mi ha aiutato così tanto con le ragazze. Ci voleva proprio capire anche un po' la natura delle donne, ma sicuramente la cosa più figa è che mi ha aiutato a essere molto più sicuro di me. E per una persona che, come me, si riteneva timido, cioè io ero arrivato a ritenermi timido, la mia identità era quella di essere una persona introversa e timida a causa della pornografia, cambia totalmente il gioco, perché ho cambiato la mia identità dopo aver eliminato questa dipendenza, perché mi sono reso conto che in realtà era questa dipendenza che mi rendeva introverso. Poi quando inizi a meditare,
inizi a fare magari affermazioni, inizi a lavorare sulla tua identità. Sono tutte cose che sì, puoi farle anche quando hai una dipendenza, ma io personalmente non ci riuscivo. Cioè, io mi ricordo proprio che pianificavo le giornate per un mese perché ero in nofap, appena ricadevo non pianificavo più niente. Proprio non avevo voglia, perché comunque hai una scarica talmente allucinante di dopamina che non ne senti più il bisogno. Invece, eliminando questa dipendenza, cosa è successo? Ho iniziato a lavorare su me stesso, ho iniziato a migliorare il canale, ho iniziato a comprare più corsi, ho iniziato a gestire le mie finanze meglio, mi sono trovato lavoro, qua, là, cioè una serie di cose che poi portano a un grande risultato. Però, come ho detto prima, è come se avessi tolto un masso che era attaccato al piede.